Ti manda Becker. Dì a Becker che tutto quello che sapevo gliel'ho già detto. Digli che voglio vivere in pace, capito? Che è inutile che continui a tormentarmi. Io non ne so niente di quella maledetta cassa di dollari. Io sono stato ai patti e se lui mi avesse dato retto, oggi quella cassa... Beh, è sparita. C'è stata l'inchiesta. Ma non è venuto fuori niente. Io so esattamente quello che sa Becker. Questo solo gli puoi dire.
È venuto uno a trovarti. E Becker lo sa. Un certo Jackson. Allora, Jackson è stato qui? Oppure Becker si sbaglia? Non si sbaglia. A Becker piacerebbe sapere che cosa vi siete detti tu e questo Jackson a proposito di quella cassa. Ma io non sono venuto per questo. Non è per questo che mi pagano. Io voglio sapere come si fa a chiamare adesso Jackson. Perché dici che ha cambiato nome? L'avrei già trovato. Quando cerco qualcuno, io lo trovo sempre. Per questo mi pagano. E quanto ti paga Becker? La tua famiglia? Sì. Bella famiglia. Quanto ti dà per ammazzarmi? $500 per quel nome. Il nome. Carson. Bill Carson. Così si fa chiamare adesso. Sono 1000. Per te. 1000 dollari. E metà in oro. Una bella somma. Ma anche lui ha pagato. E io ho una mia regola. Quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro. Sei tu. Ha parlato. Troppo. Ha detto delle cose che interessano te e delle altre che interessano me. E cioè? Il nome sotto cui si nasconde Jackson è Bill Carson. Questo per te. E poi? E poi ha parlato di una certa cassa che è scomparsa e che era piena di dollari. Questo interessa a me. Che altro? E non ti pare abbastanza? Ma non ti preoccupare. Non dirà mai più niente a nessuno. Ah, va bene. Ecco, tieni.
Questi sono i tuoi 500 dollari. Ah, già, dimenticavo. Lui me ne ha dati 1000. Sai, voleva che io ti ammazzassi. Il guaio è che quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro. E tu dovresti saperlo. No! Sentenzialo! Ha, ha, ha.